Attenzione, i mercati finanziari stanno per vivere una delle più grandi recessioni finanziarie mai viste nella storia. Questo è quello che tantissimi analisti stanno dicendo e scrivendo sui principali giornali di finanza. In questo video cercheremo di capire quali sono le motivazioni che portano questi analisti a fare appunto queste analisi, punto 1. Punto 2, cercheremo di capire quanto siano attendibili queste analisi. Per infine cercare di capire come, nell'eventualità di una grande recessione nel 2024, come possiamo proteggerci. Il tema, signori, capisco, è bello caldo, quindi bando alle ciance e partiamo subito col andare a vedere alcuni dati che fanno veramente paura. Lo sappiamo, per ora i mercati stanno tenendo botta soprattutto a questo rialzo dei tassi, di cui parleremo anche all'interno di questo video. Rialzo dei tassi clamoroso, chiaramente tutto questo rischia di creare una contrazione dei consumi e soprattutto aziende che fanno fatica ad investire. Perché? Perché investire vuol dire chiedere soldi in prestito, avere soldi in prestito vuol dire avere debiti sui quali bisogna pagare un tasso di interesse che è sempre più alto, e quindi sul bilancio questa voce inizia a pesare. Questo potrebbe portare a un vero rallentamento economico. Guardiamo, come vi dicevo, alcuni dati abbastanza importanti che iniziano a far tremare. Primo dato che fa paura: utilizzo delle carte di credito da parte dei cittadini statunitensi. Attenzione, perché il debito totale delle carte di credito ha raggiunto la cifra record di 1,08 trilioni di dollari nel terzo trimestre, e questo record è aumentato del 16,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo è un dato da prendere a due facce. Allora, da un lato che i consumatori stanno ancora spendendo perché utilizzano la carta di credito, quindi i consumi sono spinti da questi consumatori. Dall'altro lato però abbiamo un dato che, se visto, rischia di creare la tempesta perfetta, ovvero il tasso di interesse medio che questi utilizzatori delle carte di credito pagano sui saldi in negativo, chiaramente della carta di credito, è salito al record storico del 21,2%. Qua vediamo il grafico di questo record e i dati storici disponibili arrivano fino al 1994, e questo è il dato in assoluto più pesante di sempre. È chiaro, signori, che avere un alto debito unito a un altissimo tasso di interesse, le due cose non vanno sicuramente d'accordo. Infatti tutto ciò cosa sta portando? A un tasso di insoluti, attenzione, un tasso di insoluti pari all'8% sulle carte di credito. Anche questo livello più alto dell'ultimo decennio. Infatti per ritrovare un dato più alto rispetto a questi bisogna ritornare alla grande recessione del 2008. E attenzione, perché anche il numero di persone che è in ritardo nei pagamenti delle rate della propria auto di oltre 60 giorni è salito, anche in questo caso record storico, al 6%. E anche in questo caso, prendendo i dati dal 1994, praticamente è il dato peggiore da quegli anni. Questi chiaramente sono dati che ci fanno veramente paura. Attenzione, facciamo qualche considerazione nostra. Da un lato è vero che, presi questi dati, iniziano a tremare un po' le gambe. Dall'altra parte dobbiamo anche non focalizzarci su tutta una serie di notizie negative. Quindi, quando, questo è anche per invitarvi, quando leggete un articolo, quando guardate una trasmissione, quando siete attaccati dai media, giornali, finanziari o quant'altro, occhio, perché dipende tanto dai punti di vista, no? Io potrei farvi vedere qualcosa estremamente negativo prendendo tutti i punti di vista negativi, e il giorno dopo parlarvi della stessa cosa facendovi vedere i punti positivi e quindi parlandomene bene. Quindi anche in questo caso oggi vi ho fatto vedere alcuni dati che veramente fanno tremare le ginocchia, ma attenzione, perché dall'altra parte abbiamo un'economia comunque ancora per il momento solida, quindi abbiamo dei dati macroeconomici tutto sommato non così negativi. È chiaro che la situazione, soprattutto per i tassi di interesse, per il livello di tassi di interesse che abbiamo raggiunto, rimane critica. Ma quando mai, lo diciamo spesso, no? Quando mai la situazione sui mercati non è critica? Cioè c'è sempre quella notizia che domani potrebbe far crollare i mercati. Quindi attenzione, non investiamo sulla base di quello che leggiamo, di quello che ascoltiamo, ma tendenzialmente prepariamoci anche al peggio. Questo perché no? Anche perché, appunto, parlando delle banche centrali, ovviamente
sono loro ormai il driver negli ultimi decenni, tramite la loro politica monetaria, di come andranno anche i mercati finanziari. Ad oggi il tasso che ci si aspetta è una conferma del tasso attuale, quindi ormai la stragrande maggior parte degli analisti pensa che il tasso americano verrà confermato. Ricordiamo che il 13 di dicembre, il giorno di Santa Lucia, speriamo ci faccia un bel regalo, ci sarà appunto il meeting della Fed e la stragrande maggior parte degli analisti punta a un tasso fermo, tasso interesse fermo. Chiaramente questo poco conta, perché? Perché ricordiamo, i tassi sono passati dallo 0 praticamente al 5,25% nell'arco di 2 anni, e questo era una salita così forte non si registrava dal 1979-80, quindi da quel biennio, praticamente più di 40 anni fa. Quindi da un lato notizia pseudo positiva, meno male la Fed non va ad alzare i tassi, dall'altra parte sì, grazie, ma negli ultimi 2 anni i tassi sono saliti di 525 basis point, quindi un rialzo veramente importante che potrebbe, e uso il condizionale, potrebbe scatenare anche una recessione nei prossimi mesi. Da qui allora ci sta andare a capire come potremmo proteggerci, qual è la strategia migliore per proteggere i nostri risparmi da questa eventualità. Oggi, signori, la protezione migliore che possiamo avere sulla parte azionaria è investire in obbligazioni. Anche i rendimenti ovviamente delle obbligazioni con questo rialzo dei tassi sono saliti tantissimo. Guardiamo anche la parte tedesca, che a un anno troviamo il 3,6%, a 5 anni ci troviamo il 2,5%, così come a 10 anni il 2,58%. Per non parlare degli Stati Uniti, a un anno gli Stati Uniti ci offrono il 5,25%, a 5 anni il 4,44% e a 10 anni il 4,439%. Ecco che quindi investire in obbligazionario in questo caso ci dà due protezioni. La prima, l'abbiamo appena vista, è il rendimento implicito, quindi anche se le cose vanno male, io qua ho delle obbligazioni che mi danno questo tasso di rendimento. Dall'altra parte vi ricordo la relazione inversa tra che cosa? Tra tassi di interesse e prezzi delle obbligazioni. Quindi proviamo a ragionare un secondo insieme. Scenario recessione. Mercati azionari che crollano a picco. Banche centrali costrette tendenzialmente ad abbassare i tassi di interesse per dare un input all'economia, quindi per dare stimolo all'economia per cercare di tirar su appunto l'economia che è appunto in recessione, che quindi che crolla. Ovviamente questo ribasso dei tassi farebbe lievitare i prezzi delle nostre obbligazioni. Tra l'altro i prezzi delle nostre obbligazioni salgono più in là la scadenza delle nostre obbligazioni, quindi potrebbe anche valer la pena iniziare ad aumentare, chiaramente leggermente, in modo personalizzato, le duration delle nostre obbligazioni, soprattutto per tutti quegli investitori che vorrebbero una protezione dalla possibile discesa o crollo del mercato azionario. La relazione infatti è questa. Questo grafico ve lo faccio vedere spesso anche in altri video, perché ci fa capire esattamente la relazione tra i tassi di interesse e le obbligazioni. In questo grafico noi vediamo a diverse scadenze, per esempio se prendiamo le prime righe, noi troviamo che il Treasury, quindi il titolo di Stato americano, ha 2 anni. In grigio vedremo il rendimento in caso di ulteriore rialzo di 100 basis point, quindi quanto renderebbe questa obbligazione comprensiva di cedola e prezzo, ok? Quindi rendimento totale di questa obbligazione se i tassi salgono dell'1%. Bene, l'anno prossimo ci darebbe comunque un 3,2%. Ma in caso contrario che i tassi dovessero scendere dell'1%, questa obbligazione ci potrebbe dare circa il 7%. Bene, se andiamo a 10 anni, quindi una scadenza a 10 anni, noi ci troviamo che in caso di ulteriore rialzo dei tassi avremmo circa una perdita del 3% sulle obbligazioni, perché vivremmo un ulteriore rialzo dei tassi. Ma nel caso di un abbassamento di 100 basis point dei tassi di interesse, il rendimento sarebbe del 12,8%. Un rendimento niente male che andrebbe a controbilanciare ovviamente la parte azionaria. E questo nel caso in cui l'abbassamento dei tassi di interesse fosse di 100 basis point. Io mi immagino che in una recessione veramente pesante l'abbassamento dei tassi di interesse potrebbe essere molto più repentino. Quindi così come sono saliti, così potrebbero scendere. Quindi potremmo ipotizzare anche 200 o 300 basis point di tassi di interesse in discesa. In caso di una recessione molto importante, assolutamente sì.
In questo caso i rendimenti su un decennale americano potrebbero arrivare e superare anche il 25-30%. Ecco che in questo caso ci siamo creati protezione senza pagare, perché stiamo investendo in obbligazioni che ci danno un rendimento e che nel caso in cui questo scenario si dovesse verificare, noi ci stiamo preparando, ci siamo apparecchiati una delle più grandi opportunità della storia che la storia ci può dare. Perché? Perché plusvalenza sull'obbligazionario, in un momento in cui l'azionario è in crisi nera, potremmo allora lì si ribilanciare, quindi prendere i guadagni dalla parte obbligazionaria per investire nella parte azionaria. Questo è concettualmente una delle cose che potrebbe andare a controbilanciare la parte azionaria. Il secondo consiglio, il secondo enorme consiglio, che è di gran lunga più importante rispetto a quello che vi ho dato, è pianificate bene. Perché se dovesse arrivare una grande recessione, come faccio io a proteggermi da questa recessione? Investo sulla base del mio orizzonte temporale. Chiaramente se è un orizzonte a breve investo male, avrò delle perdite, se arriva una recessione. Se investo bene col giusto orizzonte temporale, io non rischio veramente nessuna perdita. Per dimostrare quello che vi ho appena detto, andiamo a vedere anche un grafico molto interessante che ci va a vedere praticamente la probabilità di avere un rendimento positivo quanto aumenta nel tempo con un portafoglio bilanciato, quindi 60 azionario, 40 obbligazionario. Se prendiamo i dati dal 1976 e li guardiamo trimestri su trimestri, abbiamo il 74% dei trimestri positivi. Se andiamo a prendere un orizzonte temporale di un anno, abbiamo l'85% di anni positivi. Abbiamo il 92% di trienni positivi e pari o sopra 5 anni abbiamo praticamente il 99 o 100% di possibilità di avere un rendimento positivo in questi orizzonti temporali. Quindi signori, per andare in conclusione, mi raccomando, punto 1, la situazione è critica, è difficile. Potete anche leggere degli articoli in cui i dati sono veramente negativi, ma non per questo ci dovrà essere una recessione sui mercati. Il tutto dipenderà da quel sottile equilibrio che le banche centrali cercano ovviamente e hanno il compito di mantenere sui mercati economici e finanziari. Quindi mai prevedere, mai dire faccio questa operazione perché arriverà la recessione. Che ne sai? Punto 1. Mai farsi influenzare da quello che leggiamo o da alcuni indicatori. Punto 2. Se vogliamo proteggerci da un'eventuale recessione che potrebbe arrivare, sicuramente obbligazioni governative ad alto rating, come può essere il governo tedesco, insomma quello americano, e possiamo anche in questo caso allargare leggermente le duration. Perché? Perché in caso di abbassamento dei tassi di interesse dovuto a una recessione, avremmo un maggior valore aggiunto sulla plusvalenza di questi titoli. E infine, signori, pianificate sui vostri orizzonti temporali, perché è solo così che non potrete mai farvi prendere in contropiede da una possibile grande recessione. Chiaramente, se volete approfondire questi argomenti, potete sicuramente iscrivervi al canale cliccando sul tasto iscriviti qui sotto. E punto numero 2, chiederci una mano. Quindi se volete sapere se il vostro portafoglio è resiliente, sarebbe pronto a un crash test come un portafoglio che si scontra contro una recessione, mi raccomando, potete anche chiederci un'analisi gratuita del vostro portafoglio. Basta cliccare sul link in descrizione, compilare il form e uno dei nostri consulenti finanziari indipendenti vi contatterà per mettersi a vostra disposizione e a rispondere alle vostre domande e curiosità su questi temi. Io come sempre vi ringrazio della vostra attenzione e del vostro sostegno e ci vediamo al prossimo video. Ciao!